A cantare a Praga e lì c'era il direttore di tutto il canto sacro di Praga. È salito sul palco quando abbiamo finito il concerto e ha detto: ma mi spiegate una cosa, se esistono queste voci in Sardegna, perché hanno inventato l'organo? Dicevo io che quando stiamo tutti lì stretti e cantiamo, è un tutt'uno. Siamo un tutt'uno fisicamente e un tutt'uno anche con la musica che cantiamo. I brividi, avevo la tremarella, non riuscivo a trattenermi, insomma, era un'emozione bellissima. In macchina lo mettevo ogni qualvolta per sentirlo sempre e faceva pratica. Allo stesso tempo c'era lui nel passeggino e ho iniziato da allora a seguire il canto. Si può dire che è nato quasi imparato, perché a furia di sentirlo lo conosceva già lui quando ha iniziato a venire alle prove. Questa processione attraverso la stessa strada fatta al mezzogiorno arriva su in Basilica. Lì c'è la predica, all'interno della predica viene revocato il rito del scravamento, cioè della deposizione dalla croce. Inizia il prete a spiegare cosa tutto è stato questo calvario per il Cristo, dopodiché fa riferimento al Nicodemo e a Giuseppe d'Arimatea che si sono presentati alla Madonna per chiedere se potevano togliere dalla croce il Cristo. Il sacerdote gli dice: andate, salite sulle scale e iniziate a schiodare. Prima il braccio destro, poi quello sinistro e poi i piedi. Perché dicevo stamattina, la croce ha la dimensione verticale e ha la dimensione orizzontale che ci ricorda l'amore infinito di Gesù. Ogni chiodo che viene tolto viene presentato
alla platea. Questo Cristo si adopera ad essere schiodato perché ha le braccia snodate. Io comunque ascolto quasi tutta la musica, dal rock al metal, al rap, ai canti popolari nostri, ma anche di altri paesi della Sardegna, mi piace. Io di solito sul metal, rock comunque in generale, beh, AC/DC. AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin. Mi piacerebbe ricordare un'affinità con quello che succede in Georgia, perché a quanto so anche lì i cantori si dispongono allo stesso modo, si tengono sotto braccio e cantano camminando dietro la bara del funerale. Io sono convinto che si andrà avanti. Si andrà avanti. Io ho terrore. Ho terrore. Che magari andando avanti nel tempo cambiano i preti, cambiano la loro mentalità, cambiano i loro modi di fare, ci potrebbe essere anche il pericolo che ti chiudono la porta e tu questa tradizione vai a perderla.